Amici sportivi, buonasera e benvenuti a Tutto Campo. Il Pescara espugna la Spezia, vince contro lo Spezia con il risultato di 1-0 e segna, come sempre, direi a questo punto, la Padula. Quindi ottima prestazione dei biancazzurri con una partita molto accorta e una partita ben giocata. Commenteremo questa vittoria del Pescara con gli ospiti di questa sera, oltre a Walter Nerone e Luigi Mascia, che saluto, Bentrovati. buonasera. Ci Buonasera. sono questa sera altri tre ospiti. Inizierei proprio con Gianluca Colonnello, che per la prima volta viene nella nostra trasmissione, ex giocatore Buonasera. del Pescara, allenatore dello Zante. Ora comunque è in fase, come diceva lui, di aggiornamento. Grazie Gianluca per essere qui questa sera. Un grazie anche a Benedetto Casbarro e a Paolo Buonasera. Toro, che abbiamo visto già in altre occasioni. Buonasera. Dunque, con loro parleremo di questa vittoria del Pescara, ma vediamo i risultati della giornata di Serie B, della 37esima giornata. Il Cesena batte il Crotone per 2-1, ad Ascoli Bari batte Ascoli 1-0, ad Avellino Trapani batte Avellino 3-1, Brescia batte Entella 2-0, pareggio 1-1 tra Como e Cagliari, Lanciano batte Novara 2-1, Livorno batte Latina 1-0, Modena batte Perugia con un sonante 3-0, Salernitana e Vicenza 0-0, alla Spezia, Pescara batte Spezia 1-0, pareggio per 2-2 tra Ternana e Provercelli. Per questa classifica il Crotone ha 74 punti, seguito dal Cagliari con 72. E virtualmente in Serie A. Poi abbiamo il Bari a 53, il Trapani 52, scusate, 62, il Pescara 61, Cesena e Spezia 58, Novara ed Entella 57, il Brescia 54, poi Perugia 51, Ternana 45, Avellino 44, Lanciano 43, Vicenza ed Ascoli 42, Provercelli 41, Latina 40, a 39 c'è il Modena, a 37 la Salernitana, chiudono il Livorno con 36 e il Como con 29. Per gli SMS 340 1180 370. Sigla. Bene, torniamo in diretta quando sono le 23 e 25 minuti. Allora inizierei da Walter. Walter, una partita che si temeva perché lo Spezia è sicuramente una squadra in forma, è un'ottima squadra e in casa di solito vince. Questa volta il Pescara è riuscito a vincere una partita appunto non facile. Non facile, anzi molto difficile, però il Pescara, diciamo, questa nuova versione, la Nouvelle Vague di Oddo, funziona come la prima, perché non ha sbagliato nulla, non ha regalato nulla né all'avversario né allo spettacolo, ma a questo punto del campionato devi saper fare anche questo. Quando sarà al gran completo la squadra si potrà anche concedere qualche piccolo lusso, diciamo tecnico in più, ma in questo momento deve guardare al concreto, con una difesa tra le migliori del campionato per davvero, libera anche mentalmente da psicosi, psicologie, psicodrammi, psico non so che, e con un Lapadula che comunque è uno in più, che
chiunque, cioè il Pescara ce l'ha, gli altri no, e le partite si vincono anche così. Non mi pare che siano state fra questa sera e la partita col Cesena, credo che il Pescara abbia concesso 2 o 3 tiri in porta degni di questo nome, cosa che insomma lo mette insomma, ai livelli di. No, adesso non voglio fare nomi di grandi squadre, se no qua una volta è stato citato il Barcellona, poi ne abbiamo perso 7. Però è così, è così che vinci i campionati, perché la storia insegna che i campionati si vincono con le migliori difese, i migliori attacchi, talvolta arrivano secondi. E noi non vogliamo arrivare secondi, nel senso che non vogliamo arrivare quarti. Luigi, si è parlato tante volte di Campagnaro, dell'assenza di Campagnaro, questa sera si parla invece di un valore aggiunto che è quello di Vittorini. La scoperta di questo ragazzo, che poi non è in fin dei conti una grande scoperta, forse è una scoperta per gli amici di Teramo, noi trasmettiamo proprio da Teramo e qui Vitturini incredibilmente è stato tenuto ai E non margini era di della categoria, squadra non era di e categoria. invece quel ragazzo che avevamo già apprezzato prima dell'esperienza teramana, perché si vedeva che aveva doti calcistiche e anche doti umane. Perché io l'ho ascoltato nelle interviste e sono rimasto sorpreso. Stiamo parlando di un ragazzo di appena 18 anni che va ancora a scuola e che invece ha già una solidità e una personalità che fanno pensare ad un giocatore che diventerà un campione, un grande giocatore. E quindi è una scoperta perché queste partite. Sarà una coincidenza, sarà che anche gli altri stanno giocando ad ottimi livelli, sarà che Mandragora, che è un giocatore straordinario, ha imparato anche ad adattarsi in maniera perfetta al ruolo di centrale difensivo, sarà che questo porta benefici anche a Fornasier, perché quando l'abbiamo messo in croce lo abbiamo fatto a ragion veduta, ma adesso dobbiamo anche rivalutare questo giocatore che nelle ultime giornate sta dimostrando invece di avere qualità con il ritorno di Zampano e questa è una difesa, come diceva Walter, che oggi come oggi, incredibilmente, quella che invece ci aveva portato, non la stessa, ma che comunque era sempre stata sotto processo in quel trimestre terribile che è stato gennaio, febbraio e parzialmente marzo, invece oggi si è trasformata. Ma questa vittoria di oggi è figlia anche di quelle sconfitte, di quel lungo tunnel da cui sembrava non potessimo più uscire e che sembrava compromettere invece una stagione molto positiva del Pescara. E questa vittoria è figlia anche di quelle sconfitte, cioè dell'esperienza. L'esperienza non è altro che nella vita di tutti la somma delle fregature. Le fregature le abbiamo prese in quelle 9-10 partite terrificanti. E oggi un Pescara che ha cambiato pelle, un Pescara pratico, un Pescara solido, un Pescara cinico, un Pescara spietato che sa difendere e che poi ha un giocatore fenomenale per la Serie B che si chiama Lapadula, che viene addirittura anche a prendere palla a centrocampo, se non qualche volta anche ai limiti dell'area di rigore del Pescara, cosa che è accaduta regolarmente questa sera. L'ultima notazione, e che a me è piaciuta molto, ancora una volta, è quell'esultanza alla fine. I giocatori non andavano più via dal campo, si abbracciavano tutti, questo la dice lunga anche sulle tante dietrologie che sono state fatte in quei mesi disgraziati, in quelle settimane disgraziate in cui si è ipotizzato uno spogliatoio spaccato, in cui si sono ipotizzati litigi, alterchi di varia natura e invece quell'esultanza prolungata di questa sera la dice lunga sul momento anche proprio dei rapporti tra i giocatori, con l'allenatore, con la società stessa e quindi si è ricreato quell'incantesimo positivo, favorevole che sembrava già inizio campionato farci arrivare a traguardi importanti e quindi meglio di così non poteva andare. Ecco Luigi, andiamo subito alla Spezia, dove ascoltiamo chi, se non l'allenatore del Pescara, Massimo Oddo, ascoltiamo cosa ci dice. Non c'è stata una supremazia, cioè, oddio, meglio, nel primo tempo abbiamo sicuramente giocato un buon calcio, abbiamo creato e abbiamo, siamo riusciti a fare gol, poi nel secondo tempo ci siamo praticamente difesi, ma sono venute un po' a mancare le forze, abbiamo, lo Spezia ha reagito, aveva bisogno di fare gol, ma noi
ci siamo difesi molto molto bene e abbiamo portato a casa questo risultato che vale doppio, triplo. In anticipo di playoff, ora ancora qualche partita, l'obiettivo vostro qual è? Arrivare al terzo posto per giocarsela nel migliore dei modi? No, ma credo che sia un obiettivo di tutti. In questo momento l'obiettivo primario è recuperare qualche giocatore, perché oggi ce ne mancavano 9 e non sono pochi, e molti di questi sono gente che ha giocato quasi spesso titolare, quindi paradossalmente in questo momento molto positivo è il momento di massima difficoltà, perché ci mancano tanti giocatori, quindi la nostra abilità è recuperare questi e cercare di fare il meglio possibile. Si parlerà sulla stampa domani di qualche episodio tra virgolette dubbio sul gol, sul rigore finale. Lei come giudica questi episodi? Non so, io non li giudico, perché prima di tutto non li ho rivisti e quindi non posso commentare, ma anche se li avessi rivisti non commento mai l'arbitro, in bene e in male. Siamo un grande gruppo, i ragazzi sono sempre stati super disponibili e fanno sempre quello che gli chiedo, lo fanno molto bene. È ovvio che Lusinga è stato seguito da blasoni così importanti. Io ho avuto la fortuna e ringrazierò sempre il Genoa per aver iniziato lì la mia carriera, e una fortuna iniziare una carriera in una società che è la più antica d'Italia, quindi sicuramente è stata una bella emozione, mi ha inserito in questo mondo dell'allenatore, è stato sempre riconoscente. Poi le Lusinghe fanno sicuramente piacere, ma in questo momento sono super concentrato per finire bene questa stagione, con sicuro si vedrà. Bene, queste le parole a caldo di Oddo subito dopo l'incontro. Allora, Gianluca Colonnello, parlava il collega di La Spezia, di queste in area di rigore, diciamo, del rigore episodi, mancato, di questi episodi, ecco, non mi veniva la parola, ecco, tu come li giudichi? Abbiamo visto prima la partita. Ma dopo una sconfitta è normale che il giornalista di casa debba andare a trovare qualcosa. Io penso che la vittoria sia stata meritata da parte del Pescara. Come ha detto Massimo, primo tempo il Pescara è stato più dinamico, ha creato diverse palle gol, secondo me ha giocato molto meglio della Spezia. Penso la Spezia abbia avuto soltanto un colpo di testa da parte di Calaio nella seconda frazione di gioco, però la differenza l'ha fatta soprattutto l'organizzazione, sono stati compatti, la linea di centrocampo e quella di difesa erano molto vicini e quindi non davano possibilità alla Spezia di attaccare e di concludere. Quindi secondo me il Pescara ha fatto quello che doveva fare. Il campionato di Serie B è molto difficile, soprattutto nel girone di ritorno è importante vincere. Non è importante giocare bene, è importante portare a casa i 3 punti e poi cercare di essere furbi e, come ha detto Massimo, di cercare di recuperare tutti gli assenti, perché nel secondo tempo i ragazzi erano un po' stanchi, ma anche quelli della Spezia. Io penso che devono continuare così, ora hanno preso coraggio perché i risultati portano sicurezza. Circa 4 settimane fa qualche giocatore era stato criticato, a distanza di 3 vittorie gli stessi giocatori ora sono sicuri e quindi rispecchiano la situazione positiva che si è andata a creare, che le vittorie portano. Certo, naturalmente la squadra ora vive sulle ali dell'entusiasmo. Benedetto, una difesa ritrovata, un ottimo centrocampo e per l'attacco c'è una Padula che la fa sempre da padrone. Ma sì, sicuramente non ci sono mai più parole per descrivere quella che è una stagione veramente trionfale da parte di La Padula. Tanti gol, ma oltre, diciamo, al numero dei gol, anche la qualità degli stessi, perché ogni settimana ci delizia con delle prodezze in ogni modo. La rovesciata l'altra sera, oggi uno splendido colpo di testa, dove forse in quell'occasione è stato proprio lui a subire il fallo e non a qualche polemica che arrivava proprio dalla Spezia di un'eventuale trattenuta di La Padula. Ma si è visto bene che in fase di elevazione abbiamo visto la canotta nera di La Padula, la maglia rossa era andata tutta su, quindi di conseguenza assolutamente una straordinaria partita, molto intelligente e ben preparata dal Pescara, perché, diciamo, anche la formazione iniziale con questa
l'impiego di Cappelluzzo accanto alla Padula e non possiamo non citare le numerose assenze, perché comunque mancavano giocatori di primaria importanza, quali Memusciai, Benali, Caprari, e invece il Pescara è andato lì davanti ad una squadra in forma che stava rendendo molto, soprattutto in casa, e si è resa pericolosa, colpito nel momento giusto e poi nella seconda frazione ha concesso comunque molto poco e ha portato a casa i tre punti che in questa fase della stagione sono hanno un valore incredibile. E ricordiamoci anche che in quattro giorni siamo riusciti a battere Cesena prima e lo Spezia, due dirette concorrenti, e di conseguenza non possiamo che essere soddisfatti. Paolo, qualche settimana fa si parlava di un terzo posto quasi irraggiungibile, si diceva che il Pescara le deve vincere quasi tutte per raggiungere questo obiettivo. Ora l'obiettivo si fa più vicino, anche se non sarà certamente facile, perché il Bari va come un treno, diciamo, però il terzo, anche il quarto potrebbe raggiungersi, se sono quelli che poi in realtà danno sicuramente dei vantaggi per quanto riguarda il mini torneo dei playoff. Ma certamente raggiungere la terza posizione sarebbe un fatto ottimale. Non è un caso che oggi proprio Pescara, Trapani e Bari siano state le tre squadre che hanno vinto in trasferta scontri importantissimi, e quindi è chiaro che il terzo e il quarto posto se la giocheranno, credo, prioritariamente queste tre. E il Pescara con questi presupposti è assolutamente quantomeno alla pari delle altre, se non addirittura in una condizione di favore, perché come abbiamo già detto, tutto sommato oggi è stata una grande partita giocata con ranghi non completi, come sappiamo, per le numerose assenze. È un Pescara sicuramente meno istintivo e più razionale anche di quello che vinceva tutte le partite, cioè che vinceva tante partite fino alla fine del girone di andata, quindi c'è stata una giusta meditazione dopo quella lunga pausa di risultati che non arrivavano. E concede forse un po' meno spazio allo spettacolo, ma sicuramente più spazio alla concretezza, che è quella che ci vuole proprio nella fase decisiva, in una fase decisiva come questa. Pescara che riesce a giocare sia in casa che in trasferta a viso aperto, con raziocinio, si difende molto bene rispetto a prima, quindi adesso anche la figura, diciamo, peraltro per carità validissima, di Campagnaro, che è venuto a mancare per gli infortuni, è un problema anche quello superato alla grande, con questo equilibrio ottimale che hanno raggiunto al centro della difesa Mandragora e Fornasiera. A proposito di Mandragora, che si dimostra ovviamente un giocatore molto forte anche per la duttilità che ha, mi ricorda vagamente la questione negli anni, stavo pensando prima, negli anni 70, quando a Pescara venne Galbiati, che era un giocatore dell'Inter, che doveva fare il media e il centrocampista, e poi diventò uno dei migliori centrali, insomma, sì, difensore, con la promozione di Cadea in Serie A. E quindi sta, diciamo, ricalcando un po' quella catena lì. Per cui i presupposti sono tornati ad essere molto positivi per un finale di campionato che sicuramente vedrà il Pescara tra le prime protagoniste. No, oh, poi un campionato, scusa, volevo aggiungere a questa cosa, un campionato anche particolare. Il Pescara questa sera, 5 giornate dalla fine, di cui 3 in casa e 2 fuori, ha gli stessi punti con cui l'anno scorso finì il campionato e andò ai playoff. Quindi è una lotta anche serrata, è una notazione importante, a 61 punti noi andammo ai playoff e si concluse il campionato. Abbiamo ancora 5 giornate, questo la dice lunga sull'ottimo campionato di Oddo, perché l'anno scorso fu comunque un ottimo campionato condotto da Baroni fino alla sconfitta col Varese, ma questo è un campionato straordinario e questo va sottolineato, con una quota evidentemente anche più alta per la zona playoff, nonostante ci siano due squadre già promosse. Bene, pubblicità, poi torneremo di nuovo in diretta quando sono le 23:40. Bene, di nuovo in diretta. Allora, Walter, è un Pescara, quello che si è visto nelle ultime partite, che ha anche modificato il modo di giocare. Adesso ci sono più cross, si cerca di meno di arrivare in area con il pallone tra i piedi. È un Pescara che si sta modificando con il passare del tempo. Che da un lato meglio è Oddo che lo sta modificando, ovviamente. Io credo,
non, autocitarsi è antipatico, però visto che non lo fa nessuno lo faccio io. E ho detto più di una volta, cioè Oddo l'ha costruito questo giocattolo, perché quest'estate la gente pensava Cocco centravanti fa 20 gol, quello alla destra, avevamo sbagliato tutti mezza formazione. Oddo ha costruito un giocattolino inventandosi Caprari lì, sperimentando Valotti per qualche giornata, sperimentando lo stesso Cocco per qualche giornata, dopodiché l'ha sistemato. A un certo punto quel giocattolino era molto bello, ma era diventato fragile, perché l'avversario ti studia, perché gli avversari si fanno furbi, perché a gennaio molti avversari si sono rafforzati, Pescara come al solito si indebolisce a gennaio, quest'anno un po' meno del solito, ma comunque si è indebolito, e quindi alla fine Oddo che cosa ha fatto? Pagando dazio, perché l'esperienza è anche un pagare dazio, ha fatto un ragionamento elementare, ha capito che non, avendo la Padula è inutile andare sempre in otto, si può andare anche in due, in tre, alla Padula la palla gli si può dare anche da 10 metri. Questa sera rispetto alla partita col Cesena, secondo me quel cambio di Cappelluzzo aveva questo senso. Cioè io accompagno di meno, però lì ho un uomo che è un po' più fisico, che rispetto a Cocco ha molto movimento, molto dinamismo in più, che mi assiste la Padula, mi crea insomma nella difesa avversaria un minimo di difficoltà in più, e io la Padula la posso cercare anche con vie alternative. Poi ovvio, le triangolazioni con Verre e Benali piuttosto che Caprari restano un punto di forza di questo Pescara, ma avere una seconda e una terza strada per andare in porta si è visto che è possibile e si è visto che funziona. Prima magari non si cercavano, non ci si credeva, io non lo so perché. Io prendo atto che Oddo ha aggiustato un po' il tiro, ha cambiato strada, e per me è un sintomo di intelligenza e di capacità, perché tutti possono pensare devo cambiare, però poi devi cambiare nel modo giusto. E alla fine è vero che il Pescara ha avuto questa lunga parentesi, però se vai a guardare le altre squadre di passi falsi ne hanno avuto, chi per due settimane e poi ripiglia, il Pescara vabbè, si è fermato un mese e mezzo, ha dato agli avversari lasciateci, io adesso vi guardo un mese e mezzo e siamo ancora là, no, mettiamolo un po' sulla gogliardia, però io credo, e finalmente ci siamo liberati di sto totem là dietro, sto specie di santone sudamericano che non ci stava mai, ma ci stava sempre, che francamente rompeva pure un po' l'anima quando non ci stava, perché ogni errore di quei poveri ragazzi era colpa sua che non c'era, e invece abbiamo visto che la difesa titolare schierata questa sera per la Serie B è un lusso. È stata impeccabile. E spero che se dovesse capitare che qualcuno di questi ragazzi sbaglia un pallone all'Adriatico nelle prossime settimane, la gente dagli spalti, invece di mugugnare, li incita, perché lo meritano, perché sono dei ragazzi giovani, è normale che sbagliano qualche pallone in più di quel mostro sacro vice campione del mondo con 35 anni di storia, che però abbiamo avuto per un paio di settimane al meglio. Dopodiché se ce l'avremo ancora e farà bene saremo tutti contenti, però adesso non c'è, non ci pensiamo. Gianluca, a parte la Padula, qual è il giocatore che ti ha impressionato di più nel Pescara quest'anno? E Turini. Secondo me ha tutto per diventare giocatore vero, è molto rapido, è attento, secondo me sta crescendo bene, deve continuare così. Anche stavolta mi ha impressionato in maniera positiva, io ho fatto quel ruolo, quindi conosco i movimenti, conosco le chiusure e devo dire mi ha impressionato, dimostra più dell'età che ha sul campo, come esperienza, è molto intelligente, io sono certo che il Pescara debba curarlo, farlo crescere bene, perché potrà dare soddisfazioni sia a Pescara e sia un'eventuale cessione sempre fuori del Pescara. Vittorino adesso sta giocando molto bene, in realtà non era stato preso in considerazione, perché?
Ma il calcio dipende da tante dinamiche, però poi appunto gli infortuni e le situazioni portano a mettere in campo ragazzi che poi si dimostrano molto validi, quindi nel calcio è possibile tutto, è il contrario di tutto. Quindi bisogna stare sempre molto attenti, avere gli occhi, però quando hai una squadra di Serie B in mano devi avere esperienza e devi cercare di fare il meglio. E molte volte non hai la possibilità e non dai possibilità perché hai da fare il risultato. Del resto, come è capitato. Tu meglio di noi. Sai, la storia di Lapadula, tu meglio di noi la conosci, 3 anni fa l'avevano mandato in Slovenia, che non è esattamente insomma una periferia del Brasile, di Rio de Janeiro, perché ci credevano tutti evidentemente in questo ragazzo. Però io lo conobbi quando allenavo il Borgo Abugiano e già c'era faceva questi numeri. Già era bravo e tutti parlavano bene di Lapadula, tutti erano certi che sarebbe arrivato, quindi io sono molto contento. È giocatore, lo sta dimostrando, spero che continui a segnare e raggiunga le 28 reti e cerchi di superare Immobile. Sì. È sulla strada buona certamente. E buona impressione ha fatto anche Cappelluzzo, sta dimostrando per tutte le volte che è entrato, sta dimostrando veramente di essere un giocatore molto valido, anche se è giovane, Luigi. Beh. Questa è una di quelle soluzioni che sono utili in determinate occasioni. La bravura di Cappelluzzo è il fatto di farsi trovare sempre pronto nel momento in cui viene chiamato in causa. Un ragazzo molto generoso, abbiamo detto a gennaio che la partenza di Sansovini avrebbe lasciato un vuoto in attacco e invece Cappelluzzo, a parte le varie soluzioni offensive che comunque sono a disposizione di Oddo, sta dimostrando di essere un elemento affidabile. Poi sottolineavamo che questa sera mancavano credo 10 giocatori titolari, 10 non che giochino in tutte le partite, perché sennò non sarebbero tutti titolari, ma di fatto 10 giocatori possibili titolari. Allora la considerazione è che bisogna fare un plauso alle scelte che sono state fatte dai direttori, che sono state fatte dalla dirigenza, e evidentemente questa è anche una rosa completa per la Serie B, perché se questa squadra viene messa in campo al di là delle grandi qualità che ha Mister Oddo e riesce a garantire un livello di gioco come quello che abbiamo visto questa sera e soprattutto la capacità di tenere botta una squadra in gran forma come lo Spezia, vuol dire che con l'assenza di 10 giocatori fondamentali e sostituiti invece da giocatori che hanno dimostrato di essere all'altezza. Una notazione stasera anche per Bruno, è un giocatore che non ha tra le sue qualità quella della caratteristica tecnica, della cifra tecnica, però è un giocatore leader che questa sera si è dimostrato importante anche in molte chiusure, è un giocatore in grado comunque di garantire sempre a tutta la squadra anche una certa leadership, è un giocatore carismatico e questa sera secondo me ha disputato un'ottima partita insieme agli altri, ma è una notazione che va fatta, questo giocatore di categoria, ecco, un tipico giocatore di categoria, un altro che fa molta panchina ma che quando viene chiamato in campo dimostra di essere un punto di riferimento per la squadra, per tutti i compagni di squadra. Vogliamo rivedere un attimino la classifica della Serie B dopo questa 37esima giornata per cercare di trarre qualche spunto interessante, almeno per quanto riguarda la lotta ai play-off. Quindi vedete quelle che sono le squadre in questo momento nella zona dei play-off, anche se il Novara è a pari merito con l'Entella con 57 e poi l'unica che può rientrare è il Brescia, il Perugia è sicuramente ormai fuori, il Brescia che sarà all'Adriatico proprio sabato prossimo. Paolo, secondo te di queste squadre, escludiamo Crotone e Cagliari, qual è quella che gioca il miglior calcio, ha dimostrato, sta dimostrando di giocare il miglior calcio in Serie B, tra quelle che sono insieme al Pescara che stanno lottando per i play-off? Ma guarda, io penso che sicuramente il Bari, per
come è stato costruito per il livello di esperienza, per il livello tecnico dei propri giocatori, sicuramente è quello che potenzialmente può fare di più, però anche il Trapani è stata, ha rappresentato una grossa sorpresa, perché come vediamo ci sta meravigliando con tutti questi successi consecutivi che non mi sembra fossero stati pronosticati all'inizio, per cui il Trapani è una sorpresa, il Bari era una squadra che ci si aspettava che prima o poi arrivasse a certi livelli, a parte poi il fatto che diciamo, le condizioni ambientali, no, che supportano questa squadra e questa società, forse il gioco migliore di questo gruppo dal punto di vista tecnico probabilmente è proprio quello del Pescara, però come abbiamo detto prima, cioè non è solo con la pura qualità tecnica che si raggiunge il risultato della Serie A, della promozione. Dato per scontato che queste tre squadre, Bari, Pescara e Trapani, al 99% sono già nei playoff e comunque sicuramente dal terzo al quinto posto, adesso non sappiamo ancora bene in quale ordine, al 90% saranno loro ad occupare questa fascia. Bisogna vedere poi come arriveranno nelle partite decisive quelle che il Pescara l'altro anno, quando ha cambiato panchina, è arrivato Oddo, ha interpretato molto bene, arrivando a sfiorare la promozione con la famosa partita di Bologna, per cui diciamo è un finale molto interessante e le candidate maggiori secondo me sono queste, le altre probabilmente sono un po' più in affanno rispetto a queste, e anche come livello di gioco probabilmente, almeno per quello che sembra di capire, sono un piccolo gradino al di sotto. Benedetto, nella lotta ai playoff il Pescara dirà sicuramente la sua nei confronti sia di Brescia che di Virtus Entella, perché le dovrà incontrare nelle prossime due partite, e queste sono le due squadre che si stanno un po' contendendo il settimo o ottavo posto, almeno al momento. Sì, indubbiamente, ma è un campionato che, diciamo, eccetto le prime due in graduatoria, quindi Crotone e Cagliari è il comodo, ultima in classifica, per il resto è un campionato ancora molto molto aperto, quindi tutte le sfide da qui alla fine riservano sicuramente grosse grosse emozioni. Tanta posta in palio, e il Pescara proprio nelle prossime due partite, giocando contro due delle formazioni proprio a ridosso della griglia playoff, sicuramente scriverà un'altra importante pagina di questo campionato. Successivamente poi ci saranno altre sfide come quella con il Lanciano, con il Modena, che sono lì a lottare per la salvezza, un Lanciano rigenerato che adesso sta aspettando questa mannaia purtroppo dei punti di penalizzazione che la possono ributtare nuovamente in zona play-out. Però facciamo i complimenti al Lanciano. Assolutamente, perché sul campo sta conducendo un girone di ritorno entusiasmante, sta veramente ribaltando quelli che erano i pronostici, perché molti la davano per spacciato, indubbiamente. Dopo il cambio in panchina invece si è ripresa anche una campagna di gennaio che sicuramente è stato un valore aggiunto per il Lanciano, perché lì sono stati presi dei giocatori che si stanno rivelando decisivi, un Di Francesco super, ed ecco che la rimonta è servita. Purtroppo quelle inadempimenti in società possono condizionare il ben fatto sul campo. Però nonostante tutto è lì, è un calendario anche per loro difficile, ma nello stesso tempo la partita è aperta, quindi avremo davanti a noi 5 giornate di campionato veramente molto molto importanti. Che mi dice qualcosa su Baroni? Ecco, Luigi, che è un estimatore di Baroni, oggi insomma non è andata bene, perché soprattutto è arrivata una sconfitta proprio in casa del Lanciano. Credo che tra l'altro sia una vittoria per il Lanciano che al che di là dei, doppia, dei tre anche moralmente, punti fondamentali, diciamo, non si sono lasciati bene Baroni e il Lanciano, proprio perché Baroni poi venne a Pescara e quindi la tifoseria del Lanciano forse ha dimenticato anche però gli ottimi risultati che Baroni aveva conseguito nella piazza frentana. E
Novara sta disputando un ottimo campionato, tra l'altro ha una penalizzazione di 2 punti. È probabile che però, essendo una squadra non di giovanissimi, perché adesso entrerà da qui a qualche settimana, e qui c'è chi ha giocato ad alti livelli come Gianluca che può confermarlo, in un campionato lungo come la Serie B adesso iniziano a entrare in ballo anche le gambe, la freschezza atletica, perché inizieranno i primi caldi, sono già iniziati ma saranno incrementati ulteriormente, e forse il Novara non è una squadra di ragazzini, è una squadra che può pagare un prezzo sotto questo punto di vista, però è tutto aperto, tutto ancora da vedere, ci sono scontri diretti, il Pescara sarà protagonista di 2 scontri diretti ancora, e poi, come diceva Benedetto, il derby è una partita a parte, con una storia a sé, e quindi comunque se non dovesse uscire fuori dal giro Lentella nelle prossime 2 partite, tra l'altro anche per mano del Pescara, io credo che le squadre che oggi sono lì sono quelle che si giocheranno, fatta la graduatoria, però si giocheranno i 6 posti utili per andare ai playoff. Non credo che il Brescia, anche perché siccome escludo che il Brescia possa fare risultato a Pescara, e quindi la partita di sabato decreterà anche il campionato del Brescia, che poi è stato un campionato ottimo, perché il Brescia era partito senza ambizioni, non ci dimentichiamo che era rimasto senza società e che quindi è un Brescia dei giovani, era sostanzialmente in Lega Pro, quindi anche Lentella tutto sommato ha avuto già fin troppo da questo campionato, e quindi alla fine, tornando al Novara, io credo che le 6 squadre saranno quelle che noi vediamo oggi nella graduatoria, sperando che il Pescara possa migliorare la sua, anzi confidando nel fatto che il Pescara possa arrivare tra le prime 4 per tanti motivi che conosciamo, temendo anche però poi la forza tra virgolette del Bari anche al di fuori del calcio, o meglio nel sistema calcio, al di fuori dello stadio, che già di per sé però condiziona anche le partite. Diciamo il peso politico, chiamiamolo così. Temo sempre un po' la riedizione dello scorso anno, anche se poi in effetti lo scorso anno noi ci giocammo la Serie A per una traversa, perché devo dire che non ci furono arbitraggi che in quella fase finale condizionarono, però sono quelle sensazioni che quando vai in uno stadio con 50.000 persone sono delle sensazioni poco piacevoli per chi ci va. Gianluca mi stava raccontando a cena di una sfida Napoli-San Benedettese di qualche anno fa, e quando arrivi a Napoli con 83.000 persone, nonostante la San Benedettese, forse quella di quell'anno, mi diceva Gianluca, fosse a quantomeno alla pari del Napoli, sì. Poi questi condizionamenti ci sono. Certamente. Allora, Walter, dunque un campionato che si sta concludendo, io credo che siamo nel rush finale, nella volata finale, quella più interessante, quella più difficile. Il Pescara credo che abbia fatto appieno il suo dovere, perché l'obiettivo era questo, cioè cercare di raggiungere i playoff, a prescindere da come andranno poi le cose. Diciamo ovviamente che l'obiettivo era chiaramente i playoff. Adesso è vero che in città ci sta qualcuno che, per magnificare il miracolo di Oddo, dirà, ha detto anche nelle settimane scorse, che questa squadra non era più forte di quella dell'anno scorso. Io penso che Oddo abbia fatto un piccolo capolavoro, ma presi uno per uno, questa squadra è più forte di quella in partenza, all'inizio della stagione era più forte di quella l'anno scorso, perché mi ricordo ancora un paio di protagonisti di quelle prime settimane dell'anno scorso, che insomma, che adesso non mi risulta stiano giocando nel Barcellona quello vero, a Pelpires, non so se a qualcuno dice qualcosa, Pesoli, carissimo ragazzo, non so se a qualcuno dice qualcosa, e ne potrei citare un altro paio, che non mi pare, per non parlare di quei fenomeni che dovevano essere Soue e, come si chiamava quell'altro, Da Silva. Che qualcuno forse confondeva con Thiago Silva, che era un'altra cosa. Per cui vuol dire, l'anno scorso di equivoci ce ne sono stati molti, quest'anno ce ne sono stati un paio, ma che fa parte del rischio, ogni anno qualcuno può deludere, qualcuno può sorprendere. Complessivamente a me le registrazioni mi daranno ragione, fin da settembre questa squadra
mi sembrava convincente, con gli aggiustamenti in corso d'opera che ho da fatto. Eh sì, perché l'unico dubbio, vero dubbio dall'inizio, era quello: chi andrà a segnare i 40 gol necessari per un'eventuale promozione? Ce lo chiedevamo tutti, la risposta allora, non ce l'avevamo, perché pensava alla Padula 23 gol, chi lo dice adesso mente, sapendo di mentire spudoratamente, ma lo perdoniamo comunque. E io manco me lo sognavo che facesse sti gol, tanto per essere chiari. Lo stesso Repetto, ti ricordi? Certamente. Il problema, la fortuna qual è stata? Che alcune cosettine fatte dal tecnico hanno funzionato, dicevamo prima, Caprari messo lì, e io poi voglio essere pure cattivo. Secondo me Oddo ha impiegato un paio di settimane di troppo a rendersi conto che con Valotti e Cocco, io mi ricordo la famosa battuta di Ascoli: mister, ma Cocco che c'entra con sta squadra? E lui disse: Cocco non segna, ma segnerà, e comunque Cocco fa giocare bene il Pescara. E io gli replicai: sì, vabbè, ma non è escluso che il Pescara possa giocare meglio. Una settimana dopo andammo a Trapani, prima con Cocco fuori 4-1. E il resto è storia, o cronaca se si preferisce. Ma non è perché io l'avevo imbroccato, io l'ho detto a caso quella cosa lì, ma era evidente che Cocco con quella squadra non c'entrava niente. Era evidente che il tecnico, prima di accantonare il capocannoniere dell'anno scorso, doveva provarle tutte, le ha provate tutte con Cocco, le ha provate tutte con Valotti, dopo ha trovato gli equilibri e col Pescara. Gianluca, perché Cocco non è andato a Pescara? Capocannoniere della Serie B lo scorso anno. È stato un investimento per il Pescara, però questo è calcio, alcune volte ci sono delle annate, tocchi la palla e la butti dentro, altre annate non riesci né a segnare, poi dipende molto dal carattere dei giocatori, ci sono giocatori di carattere che sanno che prima o poi torneranno a segnare, altri giocatori che si demoralizzano e piano piano vanno sempre giù. Io non posso giudicare Cocco, quello che ho visto l'anno scorso, quest'anno purtroppo non è stato fortunato, io ho visto che si è cercato di aiutarlo, però non posso giudicare la situazione perché non la conosco, però è veramente un caso stranissimo, perché il Cocco visto l'anno scorso, io avrei parlato la stessa cosa, l'avrei detta come la Padula quest'anno, tipo la Padula nel prossimo anno, io spero vada alla Juventus, oppure resti a Pescara, segni 30 gol, continui la sua carriera così, però è veramente, veramente strano. Non è facile dare continuità a un giocatore che forse di carattere sembrava non averne o averne poco, invece è uscito fuori con un gran carattere quest'anno, è Paolo Caprari. Caprari veramente lo abbiamo riscoperto, tra virgolette, un giocatore che abbiamo da tanti anni ma non conoscevamo, con questa grinta, con questa determinazione con cui sta dando spettacolo. Ricordiamo che è il secondo cannoniere del Pescara e sta giocando veramente molto bene, perché riesce a dare, salta l'uomo, riesce a dare qualcosa in più al Pescara quando gioca in avanti. Sì, riesce a ottimizzare tutte le caratteristiche, le potenzialità tecniche che ha. Di questo va dato merito a Oddo, che ricordo nelle conferenze stampa di addirittura precampionato, lui parlando di Caprari disse: Caprari sarà un giocatore, vedrete, lo conosco bene, c'ha delle potenzialità, tutto sta a fargliele tirare fuori. E poi probabilmente, non so se sia stato anche avvantaggiato dal fatto che adesso non ha più la Roma dietro, che comunque c'aveva il cartellino, e quindi come se ci fosse stata magari una maggiore responsabilizzazione sua, perché sa che adesso è un libero professionista, tra virgolette, non un giocatore della Roma prestato con le potenzialità che il mercato della Roma o la Roma stessa gli potesse dare. Per cui forse anche questo ha contribuito a far maturare questo ragazzo, che anche da come parla, insomma, quando viene intervistato, mi sembra molto più sicuro, molto più tranquillo e molto più convinto.
Quindi anche questo fatto psicologico probabilmente lo avrà irrobustito anche nelle prestazioni, perché indubbiamente i numeri li ha, tecnicamente è molto forte, riesce a saltare bene l'uomo, è un giocatore di grande ritmo, per cui al momento ha trovato le condizioni ottimali, forse le condizioni ottimali migliori di quando lui partecipa ai campionati professionistici, dopo le giovanili. Ecco, qualcuno dice negli sms, buonasera, in vista dei playoff, cosa temete maggiormente? L'assenza di un uomo carismatico come Memusciai o un ambiente come quello di Bari? Siamo un grande gruppo, avanti così Andrea. Benedetto. Ma difficile dirlo, Bari sicuramente è una piazza che ha fame di calcio, fame di grande calcio, l'avvento della nuova proprietà sicuramente ha dato una nuova ventata di entusiasmo, la squadra sul campo anche grazie all'ottimo lavoro di Andrea Camplone sta rispondendo e quindi sarà comunque una delle maggiori candidate, diciamo, a fare il salto di categoria se la giocherà fino alla fine. L'assenza di Memusciai, non ci pensiamo, stasera anche senza Memusciai il centrocampo ha disputato un'ottima prestazione, quindi siamo comunque fiduciosi perché il Pescara ha dimostrato fin dall'inizio che deve temere solo se stesso, quindi ha tutte le carte in regola per giocarsela con tutti e anche sì, l'ambiente di Bari può essere sicuramente un ambiente importante, difficile, ma nello stesso tempo è ancora lungo il cammino, non pensiamoci adesso. Mezzanotte 10 minuti, fra poco di nuovo in diretta. Mezzanotte 12 minuti, dunque riprendiamo in diretta. Walter, questa sera non c'erano i tifosi biancazzurri allo stadio di La Spezia, ancora un provvedimento sfavorevole a questi tifosi che non sembrano assurdo. Poi... La parola è assurdo, un provvedimento assurdo. Ammesso e non concesso che fra i tifosi pescaresi ci siano 5, 10, non so quanti, delinquenti, quelli li blocchi, li metti in galera se lo meritano, dopo averli processati, o comunque gli impedisci di muoversi, ma gli altri che peccato hanno fatto? Noi, se volevamo andare alla Spezia, stasera non potevamo andare. Perché? In base a quale principio si proibisce? Ma succede, stasera sarà successa anche ad altre tifoserie di altre città. Siccome non si ha il coraggio o la capacità di andare a prendere quei 50 delinquenti che stanno in tutte le tifoserie, e di solito sono quelli più vistosi, quindi non è manco difficile. Non è manco difficile, non sono nemmeno nascosti, quindi sono pure facili da trovare. Siccome non si ha il coraggio di andare a prendere quei 50 bulletti di periferia che si fanno forza del mucchio, allora si punisce tutta una città o una tifoseria. Ma soprattutto si puniscono gli sportivi. Io ho fatto l'esempio, un pescarese che tifa Entella, però è appassionato dal fenomeno La Padula, stasera, trovandosi dalle parti di La Spezia, voleva vedere la partita. Non poteva entrare allo stadio. Perché? Me lo spiegate perché? Me lo spiegate perché? Allora, in qualche stadio costruiamo un paio di camere di sicurezza sotto, dove ci chiudiamo quelli che si macchiano di colpe gravi o di reati addirittura, li processiamo l'indomani mattina lì, sul posto, ma gli altri mandiamoli allo stadio. Io ho visto persone di età più avanzata della mia costrette a lasciare l'ombrello perché oggetto potenzialmente pericoloso. A me hanno costretto a stappare una bottiglia di acqua minerale perché la bottiglia col tappo può essere un oggetto pericoloso. Dopo buttano quintale di bombe carte, quintale di fumogene, eccetera, e nessuno che l'indomani finisce davanti a un giudice a rispondere di quelle cose. Allora, me lo spiegassero perché, e questo succede a Pescara, a San Siro, a Palermo, quindi c'è un lassismo generale ingiustificato che punisce le persone per bene. E voglio ridire una cosa, stasera i ragazzi del Pescara hanno fatto una cosa che a me è piaciuta, io normalmente non li lusingo. Quando sono andati a esultare sotto la curva che non c'è. Vuota.
È stato un gesto simbolico che qualcuno di questi buffoni non padroni del calcio, perché diventano buffoni quando si comportano in questo modo. Troppo comodo deresponsabilizzarsi chiudendo le curve. Chi c'ha il coraggio e chi c'ha il potere deve aprirle le curve, deve aprirli gli stadi, ai ragazzi per bene, ai tifosi per bene, alle famiglie, ai giovanissimi soprattutto. Troppo comodo chiuderli per far diminuire gli incidenti. Se blocchiamo il traffico è automatico che gli incidenti stradali diminuiscono, ma non mi pare che abbiamo fatto un favore a nessuno, così con gli stadi. Ma scusatemi oggi, lo sfogo retorico, ma è giustizia. Oggi ma è andata, una cosa insopportabile, oggi visto è andata che andiamo così verso i playoff. Esatto, nei playoff cosa succederà? Perché ai playoff dovrebbe essere l'esaltazione dello spettacolo calcistico. Rischiamo di vedere stadi tristi perché c'è una sola tifoseria. Se gioca bene l'altra squadra, lo stadio diventa muto, cioè silenzioso. Andrà in giro solo quella del Bari che ha pescato. Girerà solo quella del Bari. Girerà solo quella del Bari perché, evidentemente, c'ha, non lo so. Forse quando fanno si mimetizzano con i colori perché i danni che fanno. È il premio al comportamento che hanno avuto a Pescara. Poi quando si parla di potere calcistico, magari vabbè. Però così si falsano i playoff, sì, non è anche che il campionato. Perché io non credo che i tifosi facciano gol. Certo. Però intanto ricordiamoci un particolare: nel calcio, in tutto il mondo, il fattore campo incide. Tutte le squadre del mondo, escluso 3-4, fanno meglio in casa che fuori. Qualcosa significherà. No, non è che possiamo far finta che non è vero. Succede in Russia come in Brasile, succede in Italia come in Spagna. Ce ne sono 3-4 di squadre che riescono ad andare fuori casa e fare i danni come li fanno in casa. Il Bayern, il Barcellona, quello buono. Il Real Madrid, quello buono, e un altro paio. Dopodiché, purtroppo, è il calcio, è la storia del calcio. Evidentemente il fattore ambientale è qualcosa inconsciamente o consciamente conta, e quindi i playoff, che dovrebbe essere l'esaltazione anche di questo, dovrebbe essere consentito di giocarli nella maniera più equilibrata, più libera possibile. Per me è un fattore di libertà. Dopodiché Postille chiude, non parlo più. È vero che mancherà Memusciai al 99% nei playoff, speriamo non manchi pure la Padula, perché fra gli europei e Conte, il Sud America e il Perù, e io se qualcuno non convoca la Padula vuol dire che state a guardare altrove. Eh sì, e questo può essere un grossissimo problema, più la Padula che Memusciai certamente, ovviamente. Al 99% sì. E quindi insomma staremo a vedere. Ecco, vediamo un po' il prossimo turno di campionato, quello che si giocherà sabato, che cosa prevede per le formazioni che lottano per i playoff. Ecco, quindi la 38esima giornata che vedrà il Bari in casa con il Modena, poi un Cagliari-Lanciano molto interessante, soprattutto per il Lanciano in questa sua corsa verso il raggiungimento della salvezza, Crotone-Como, partita con pochi stimoli, insomma, dove il Crotone dovrebbe avere la meglio. Poi c'è Pescara-Brescia, Provercelli-Avellino, Ternana-Ascoli, partita sicuramente la più importante di questa giornata, non so se siete d'accordo, è Trapani-Cesena, c'è poi Vicenza-Spezia, Salernitana-Livorno, Latina-Entella e Novara-Perugia, che si giocherà le ultime due si giocheranno Salernitana-Livorno e Latina-Entella domenica, e si chiuderà lunedì con Novara-Perugia. Il big match è proprio questo Trapani-Cesena, da cui dipende molto nella lotta per i playoff, Luigi. Dipende molto dalla lotta per i playoff e dipende molto anche per noi. Insomma, noi siamo degli spettatori molto interessati a questa partita perché, diciamoci la verità, il Trapani è una squadra sorprendente. Io non avrei scommesso un nichelino su questo posizionamento attuale del Trapani, con Cosmi che non è un allenatore che io stimo, però bisogna dire la verità che Trapani, con 3 o 4 giocatori sorprendenti nella categoria, che sono molto bravi, evidentemente ha trovato la quadratura. Il Cesena è una squadra molto molto quadrata, e si va a giocare anche molto il Cesena, perché qui tutti stanno facendo punti, tutti corrono, nessuno si può permettere di fermarsi, e quindi anche Drago
a Trapani stavolta, e tra l'altro il Trapani forse è più forte fuori casa di quanto lo sia in casa, quindi potrebbe esserci in compenso fuori casa. Il Cesena è una squadra che ha molte difficoltà, certo, di risultato? Questi tempi i pareggi negli scontri diretti altrui sono sempre graditi. Ecco, qual è il risultato che ci può convenire di più, dando sempre, diciamo, scontando la vittoria del Pescara? Ti ho anticipato tutti i pareggi negli scontri diretti in questa fase, a condizione che il Pescara vinca, vuol dire che il Pescara guadagna 2 punti su tutte le contendenti che sono impegnate in scontri diretti. Un'altra partita interessante, stavo guardando la classifica anche in basso, si complica anche la posizione del Latina, per esempio, e c'è una partita importante che è Latina Entella, che in virtù di quello che dicevamo all'inizio potrebbe anche determinare qualche risultato che va ad escludere o va ad allontanare dalla zona playoff alcune squadre. Il Brescia e l'Entella sono le indiziate più serie in questo senso sabato, e il Latina non si può permettere più passi falsi, ha fatto un campionato veramente brutto ed era tra l'altro anche una squadra ambiziosa, perché ha fatto una campagna acquisti a gennaio molto, molto dispendiosa, prendendo anche qualche pezzo pregiato, mi sembra Boachin, mi pare che sia uno dei pezzi pregiati, ma il Latina non si può permettere passi falsi, quindi molto interessante anche Latina Entella sotto questo punto di vista. Beh, certamente qualcosa di più la prossima giornata la dirà, soprattutto se il Brescia e l'Entella non dovessero fare il risultato, come tra l'altro ci auguriamo, perché a questo punto la lotta per i play-off, la griglia sarebbe decisa, se non nelle posizioni, che anche quelle sono importanti, ma insomma confidiamo nel Diablo Granoce, che è tornato stasera e che mi pare che ci sia Bari Modena, Bergodi, che Bari Modena in attesa affondando. Noi di andare a Modena, ma certo, se il Granoce ci facesse qualche regalino sabato a Bari lo gradiremmo. Bergodi, Granoce, appena torna in città, il Lone ti manifesterà la sua gratitudine sì. Per questo augurio. Vabbè, allora, l'era matarrese a Bari è terminata, adesso c'è l'era degli sceicchi, insomma, comunque il Bari è sempre ben posizionato dal punto di vista politico e di strategia, vero Gianluca? Sì, il Bari è una grande città, ha fatto tantissimi campionati di Serie A, lo stadio, io ci ho giocato in quello stadio, ho fatto diversi derby Bari-Lecce, il pubblico si fa sentire in quello stadio, però bisogna dire che l'anno scorso il Pescara è arrivato in finale. Pescara deve guardare solo a se stesso, non aspettare né risultati, perché come abbiamo detto prima, il Pescara è un'ottima squadra, deve soltanto recuperare gli infortunati. Ma abbiamo parlato del pubblico di Bari, però non bisogna dimenticare del pubblico di Pescara. Se lo fanno perché siamo tra i più caldi d'Italia e bisogna ricordarsi sempre del tifo pescarese. Ma quanti spettatori vi aspettate sabato prossimo, visto che nelle ultime partite Pescara non ha avuto tantissimi spettatori per il campionato che sta facendo e per quello che di solito la città riesce a dare? Ma il Pescara è una città umorale, quindi bisogna pure capire che fino a 3 settimane fa la squadra veniva da 10 partite con 4-5 sconfitte, quindi rientra nella normalità di cose. Sarebbe accaduta la stessa cosa a Bari, in uno stadio da 60.000 posti, quindi le tifoserie sono così. Io sono certo, come è stato l'anno scorso, con l'avvicinarsi dei play-off aumenteranno sempre di più, sono certo rappresenterà, come ha fatto in tantissimi anni, rappresenterà il 12° uomo in campo, perché così deve essere. Certamente. Si parla tanto di tifosi, di nuovi club, tra questi quello
Gianluca Lapadula, Benedetto, che doveva essere inaugurato, poi non sì, è stato inaugurato, ma è comunque un fatto positivo che nasca anche un club per questo bomber. Ma sicuramente il rendimento di Lapadula testimonia un grandissimo campionato, di conseguenza è giusto che un gruppo di tifosi hanno scelto di inaugurare un club, diciamo, dedicato interamente a lui. Certo, i giocatori passano, la maglia resta. Sabato sarà una giornata importante perché si festeggeranno gli 80 anni della Pescara Calcio, è arrivato già da oggi in città Leo Junior, quindi sarà un contesto molto particolare quello di sabato e sicuramente sfonderemo il muro dei 10.000 spettatori presenti all'Adriatico, se poi anche spero il tempo... Abbiamo avuti 9.500 nell'ultimo, ecco, quindi sicuramente quello dei 13 sabato. Diciamo, però io adesso volevo partita un attimo... col Bari credo sia stata quella... Sì, con il maggior numero di spettatori in casa, sì. 2.800-3.000 baresi. Sì, però proprio di pescaresi comunque erano, c'era il maggior sì, numero. Il numero maggiore. Erano 10.000. Ma proprio per riallacciarmi a quello che diceva Walter, consentimi ecco di aprire una piccola parentesi su quello che è il discorso caldo del tifo. Io due sono gli aspetti che secondo me è opportuno mettere in evidenza. Da una parte abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione con la scelta dell'osservatorio di impedire la trasferta alla Spezia e anche altre situazioni sparse in Italia, dell'assoluto fallimento dei biglietti nominativi e della tessera del tifoso, che sono due strumenti assolutamente inutili, che si sono rivelati inutili perché non hanno sortito nessun effetto. Secondo fattore da mettere in evidenza, se il divieto per i tifosi pescaresi rivolti alla riferito alla trasferta di La Spezia e forse anche in futuro scaturisce dai fatti di cronaca di venerdì scorso, beh, come diceva Walter, quelle sono delle responsabilità personali che vanno perseguite penalmente ben lontane dallo stadio Adriatico e dove chi mi conosce sa benissimo il rispetto e la massima stima che nutro nei confronti delle forze dell'ordine, però forse in quell'episodio specifico qualche responsabilità nella gestione dell'ordine pubblico forse anche lì è sotto gli occhi di tutti. Perché fermare la tifoseria ospite al primo autogrill ancora sul territorio pescarese forse sarà stata una leggerezza, mi permetto di dire questo, fermo restando la condanna assoluta nei confronti di questi episodi di cronaca, ripeto, che vanno condannati e non capisco perché a distanza di una settimana, di 5 giorni, non sono stati ancora accertati. Però far pagare l'intera tifoseria pescarese per questi episodi mi sembra una scelta inopportuna perché già oggi c'erano alcuni tifosi con il biglietto in tasca, con gli alberghi prenotati alla Spezia e non sono potuti andare. Altri si stavano muovendo, me compreso, per la trasferta di Entella e ci troviamo... contro no, l'Entella. Perché noi abbiamo avuto un presidente che voleva andare a Atalanta. Quindi di conseguenza mi sembra veramente una situazione paradossale che va comunque approfondita, ma che di per sé certifica come a livello di ordine pubblico, tessere del tifoso e biglietto nominativo sono stati fallimento, due strumenti totalmente fallimentari. Ma non è un fallimento, è il trionfo di una burocrazia pavida. L'Italia è vittima, scusami se lo dico con un po' di enfasi anche in senso politico, è vittima di una burocrazia pavida, della burocrazia della deresponsabilizzazione, della burocrazia che guarda a mettere a posto le carte, non gliene frega niente di chi ci sta dietro quelle carte. Questo è il problema dell'Italia, non di oggi, ma degli ultimi 40 anni purtroppo. Abbiamo cresciuto una generazione di burocrati all'estero, un burocrate, voglio dire, senza arrivare ai giapponesi che si suicidano, ma un burocrate si dimette se fallisce un mandato. Qui da noi è le carte stanno a posto. Poi non funziona niente, ma le carte stanno a posto. Allora una burocrazia pavida si è inventata la testa del tifoso per schedare tutti. Dopodiché ha deciso, ma sai che io non ce li mando proprio allo stadio. Questa è la realtà. Ci dà fastidio, io... come non meno di te ho rispetto per chi tutela l'ordine pubblico, però è anche vero che ciascuno nella vita si sceglie un ruolo, qualche volta diciamo perché è l'unico possibile, qualche altro per vocazione, però ci sono
ci sono ruoli nei quali la responsabilità te la devi prendere. Credo, se no, Walter, che ci stai a fare? Incide anche la crisi. Sì, incide, e cioè, tutto, però... E cioè, i moduli organizzativi delle forze dell'ordine per presidiare gli stadi nelle città più piccole sono fortemente collegati a reparti mobili. Cioè, sì, questo sì, è sì, bene no, saperlo, che ci sono forze dell'ordine che arrivano, nel caso di Pescara, arrivano credo dalle Marche, sì, arrivano da dalla zona di Senigallia. Senigallia e quindi c'è un distaccamento di mezzi e di uomini che devono arrivare da altre regioni. E la crisi è sotto gli occhi di tutti, i tagli ai ministeri sono stati effettuati, i tagli alle questure sono stati effettuati, e quindi giusto tutto quello che dite, però giusto anche considerare che per una partita c'è una mobilitazione così grande e anche un dispendio economico necessario. Poi dici, vabbè, individuiamo quei 20, 30, 40, 50 facinorosi, a quel punto non hai più bisogno di avere quei moduli organizzativi. Ho i miei dubbi, comunque devi garantire la presenza di forze dell'ordine e sono tempi difficili. Abbiamo la vicenda Yara Gambirasio, no? Hanno trovato l'immagine di una telecamera che pizzica alle 8 di sera del mese di novembre, dicembre, che era buio totale, hanno riconosciuto un fiorino lì, un furgoncino. A momenti vedono pure la marca delle gomme, si vede in quelle cose. Con le centinaia di telecamere, con i soldi che sono stati spesi per mettere le telecamere negli stadi, ma io ancora non vedo la foto di uno che lancia una bomba carta. È credibile tutto questo? È possibile tutto questo? Però i DASPO abbiamo le foto, abbiamo le foto di ragazzi che diciamo presi il terrorista di Bruxelles, abbiamo una sequenza fotografica, abbiamo visto cosa ha fatto per tutto il giorno. Mica avevano previsto di seguirlo. Hanno cercato tutte le immagini possibili e le hanno trovate, ma per carità, non è che dobbiamo dedicare la stessa attenzione con la quale si cerca un terrorista per cercare un cretino che butta una bomba a carta. Ma visto che allo stadio ci stanno 18 telecamere, a qualcuno di queste ci mettessero il teleobiettivo, se non ce l'hanno già messo, fanno qualche primo piano, stringono, allargano un'immagine e pizziche, biglietti nominativi, posti numerati, e non è che ci vuole Mandraga per trovarla. E io capisco pure i problemi economici. Però abbiamo messo gli steward negli stadi per spostare meno polizia. Io ma non vorrei fare, insomma, che stasera... È lunga. Abbiamo questa discussione. È molto interessante, la faremo naturalmente in un altro momento. Allora, pubblicità e poi torniamo per le conclusioni, per parlare proprio della prossima partita con il Brescia. Quando sono mezzanotte e 35 siamo di nuovo in diretta qui dagli studi di Teleponte di A Tutto Campo, stiamo commentando dalle 23:20 in diretta questa partita, questa vittoria del Pescara alla Spezia, una vittoria molto importante. Il campionato però incombe, perché non ci si può fermare così, non ci si può trastullare, ma bisogna pensare alla prossima partita che è quella con il Brescia. Che partita sarà secondo te, Paolo? Vabbè, insomma, è scontato dire che sarà una partita difficile. La partita difficile, come dicono gli allenatori, è sempre quella che deve arrivare. Per cui sicuramente non ci sarà ovviamente nulla di scontato, però mi sembra di poter essere abbastanza fiducioso sul fatto che Pescara possa e debba fare propria la posta. Il Brescia sarà anche una buona squadra, è una squadra che ha fatto molto rispetto ai presupposti con i quali era partita, insomma, agli obiettivi che ci aveva all'inizio, però io penso che la differenza sul campo ci sia. Il Pescara dovrebbe recuperare, credo e mi auguro, qualche elemento infortunato soprattutto, e quindi questo fatto, Odd dovrebbe avere a disposizione, quindi tornare ad avere a disposizione una rosa un po' più ampia anche per poter fare le proprie scelte, e io penso che alla fine il fattore campo prevarrà, come purtroppo penso che prevarrà anche per Bari e Trapani, che giocano in casa tutte e due, quindi è presumibile che sabato sera ci ritroveremo con una classifica
probabilmente uguale a quella di oggi, con un maggior distacco di queste tre che abbiamo detto, Bari, Pescara e Trapani, sempre più, un po' più verso l'alto, e quindi sempre le più principali candidate a occupare questa fascia dalla terza alla quinta posizione. Benedetto. Beh, come stavamo dicendo prima, una partita, una delle altre finali che ci aspettano da qui alla fine della stagione. Rientrerà Memusciai, da valutare le condizioni di Caprari, perché comunque non dimentichiamoci che due partite sono state disputate in pochi giorni, quindi la nostra rosa comunque è ampia e ci sta dimostrando di offrire molte garanzie, quindi di conseguenza restiamo fiduciosi perché la strada giusta è stata ripresa. Ma hai compiuto gli anni a mezzanotte? Sì. Auguri. Allora, c'è stato quel qualcuno in 25 anni, beato. Sti ragazzini dovrebbero rientrare. Invece chi ne ha 26 è Gianluca, insomma, lo ricordiamo forse, sì. Quant'è, qualche non mese fa con il Pescara, con la maglietta bianca-azzurra. Allora Gianluca, la piazza di Pescara è sempre una piazza molto calda, non si è mai smentita, è sempre la stessa da quando l'hai conosciuta proprio direttamente ad oggi. Sì, sì, a me piace, io preferisco lo stadio con i tifosi che contestino o che applaudano, perché è bello per un calciatore stare in campo, cioè il calcio è fatto dai tifosi, questa è la realtà. Ok, soldi, televisioni, però sono i tifosi che fanno il calcio, e io quando ti trovi dentro il campo è bello vedere intorno gente, più gente c'è e meglio è. Io ho avuto la fortuna nella mia vita di giocare davanti a 85.000 persone a San Siro, 77.000 all'Olimpico, 83.000 a Napoli e anche a Pescara. Negli anni belli lo stadio l'ho visto pieno, quindi ti dà un'emozione forte, e secondo me veramente i tifosi sono importanti, perché quando le cose soprattutto vanno bene ti spingono, delle volte sei stanco, però non senti né la stanchezza, ti senti una parte del tutto. Quindi io spero che il Pescara torni dove debba stare per me, perché secondo me Pescara è una delle città più belle che ci siano in Italia, lo stadio è bello e spero... Ma tu contro Caracciolo ci hai giocato? Caracciolo, l'attaccante... L'Airone. Penso di sì, non ricordo perché... No, perché quello più o meno è la tua età, però continua a fare danni sui grandi. Sì, sì, però il calcio è cambiato, a livello qualitativo siamo andati giù, a partire dalla Serie A e anche alla Serie B, quindi vedi i giocatori, l'anno scorso posso parlare di Toni c'ha 37 anni, penso, 36, 40. Anche di più, 38 anni, l'anno scorso ha segnato tantissimi gol, giocatori come Totti che si avvicinano alla quarantina, giocatori di qualità. Prima nei campionati italiani parlavo con un mio amico, quando giocava a Lecce, squadre piccole, tra virgolette, come il Brescia, avevano Roberto Baggio e Guardiola, quindi dove andavi a giocare dalla prima alla ultima e potevi perdere, perché tutte le squadre avevano giocatori di qualità. Oggi si fa molta difficoltà, per questo dico che secondo me il Pescara è una delle squadre migliori di questo campionato, per quanto riguarda, deve guardare partita dopo partita, secondo me deve ripetere la stessa partita della Spezia, devono essere concreti, attenti e basta, devono soprattutto in queste ultime partite, perché le forze vanno centellinate e sono le ultime partite, la tensione sale, più ti avvicini a un obiettivo e più la tensione si fa importante, quindi devono restare sereni, vengono da tre vittorie, questo aiuta tantissimo, e devono cercare soprattutto di essere equilibrati, perché nelle ultime tre partite, secondo il mio punto di vista, il Pescara ha trovato equilibrio, sono molto più compatti tutti. E abbiamo la Padula, sperando che continui di questo così passo. Così fino alla fine. Luigi? Sì, la disamina di Gianluca è perfetta, la sottoscrivo. Cioè Pescara
Oggi deve giocare partite come quella che ha giocato questa sera, ma anche come quella che ha giocato col Cesena, cioè sapendo attendere, stando ben abbottonati, giocando comunque sulle qualità tecniche di La Padula indiscutibili, ma anche di Caprari se rientra e di altri giocatori che comunque il Pescara ha e che possono anche decidere la partita. Ci saranno dei rientri importanti, tra l'altro il campionato del Pescara, quello che rimane, è un campionato impegnativo, difficile rispetto ad altri, perché stavo pensando che su 5 partite incontreremo comunque 5 squadre che hanno forti motivazioni. Ecco, le vogliamo dire, il Pescara giocherà sabato con il Brescia in casa, poi andrà a giocare a Chiavari con l'Entella, in casa con il Lanciano, a Modena e chiuderà in casa con il Latina. Sono 5 partite, tutte squadre che per un motivo, cioè la promozione o per l'altro, la lotta per non retrocedere, avranno fortissime motivazioni. Credo che le altre squadre magari incontrano anche magari altre squadre che sono a centro classifica e che non hanno più nulla da dire, mentre noi avremo forti motivazioni, ma questo non è un male, vuol dire che viene tenuta alta la concentrazione, vuol dire quindi che tutti profonderanno il massimo dell'impegno, speriamo di recuperare altri giocatori importanti e di farci trovare pronti poi per i playoff con una rosa al completo e dare la possibilità ad Oddo di scegliere quello che secondo lui in quel momento sarà il meglio. Walter, per concludere? È una partita che dovrebbe, se va giocata come una semifinale di un torneo importante come quello di Serie B, perché siamo ai fuori secondi. Credo che il Brescia, dal punto di vista tecnico e tattico, diciamo, sia leggermente diverso dal Cesena, che aveva un po' più di mestiere, un po' più di tecnica. Il Brescia è più giovane, magari più sbarazzino, sì, ha quello lì là davanti che segna gol da una ventina d'anni, però ecco, con un po' di accortezza gli si può anche tagliare qualche rifornimento, come è stato fatto stasera, no? contro uno Spezia che, non avendo grande qualità dietro, lo lasciavi costruire, tanto poi dopo dove dovevano andare? Dovevano andare a cercare il cross per Calaiò, gli hai bloccato quella soluzione e non è rimasto granché di questo Spezia, che pure nel girone di ritorno era prima in classifica, no? Quindi voglio dire, si possono trovare le misure contrarie, le hai trovate col Cesena, le hai trovate con lo Spezia, secondo me si possono e si troveranno anche contro il Brescia. E dopodiché non è che speriamo in Dio, cioè in La Padula, ma magari sto giro toccherà a Caprari o a Cappelluzzo. Ma il Pescara ha parecchi uomini, compreso Pasquato, compreso, ma perché no, Torreira, o lo stesso Mandragora. Pescara ha parecchi uomini in grado di inventare il colpo decisivo. In questo momento non servono i fronzoli. E non è vero che si violenta una mentalità giocando con un minimo di attenzione in più, l'abbiamo sperimentato. Perfetto, quindi tutti allo stadio per Pescara Brescia sabato, noi ci rivedremo come sempre martedì prossimo alla stessa ora nella normalità, quindi alle 21. Un ringraziamento a voi che ci avete seguito così fino a tardi, gli ospiti che sono stati qui anche loro fino a tardi, ai tecnici che ci hanno sopportato, insomma a tutti l'appuntamento è a martedì prossimo alle ore 21. Buonanotte. Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare, e c'è un pallone, sta viaggiando su un prato, e quando arriva mi farà sudare. Ma dimmi quando arriverai, son così teso, questa palla non arriva mai, chissà che faccia che farai, così felice sbalordito non t'ho vista mai, a tutto campo arriverà, è un talk show del tuo Pescara, qui si parlerà, chissà che faccia che farai. Se sei